Chi ha invitato? Buongiorno allora ancora agli amici di Ciao Como che ci guardano, ci ascoltano in diretta radio, diretta Facebook anche. Sempre tantissimi, ringraziamoli. Sì, mamma mia. Anche la pagina di YouTube. Buongiorno a tutti voi, grazie di essere con noi. Questa mattina è tornato a trovarci anche Giuseppe Marelli, imprenditore, canturino e abbiamo messo anche progettista. Intanto sì, avvicinati un po' di più al microfono perché sennò per quelli che ci ascoltano in radio si fa fatica a ascoltarti. Buongiorno Giuseppe, grazie di essere qua da noi. Buongiorno a voi. Grazie, buongiorno. Allora, perché progettista? Perché insomma hai già pensato, ideato diversi tipi di mascherine, giusto? Tra cui una che hai qui, adesso la facciamo vedere, perfetto. Ecco. Con la camera... con la camera 1, eccola qua, perfetto, qua. Benissimo. Okay. Ecco, molto particolare, ce la presenti Giuseppe? Allora, noi abbiamo seguito sempre un concetto logico di poter migliorare ciò che in questo momento stiamo utilizzando e abbiamo ascoltato determinati consigli per creare una mascherina trasparente da poter utilizzare in una riunione per i diversamente abili e che potesse essere nello stesso tempo anche comoda e lavabile. E riutilizzabile, insomma. Riutilizzabile, ok, perfetto. Questo è molto importante, assolutamente sì. I saluti ai nostri amici che ci guardano anche in diretta Facebook. In questo momento buongiorno a tutti voi. Ripeto, oggi Giuseppe Marelli qua da noi per presentare anche questa particolare mascherina, ovviamente, che effettivamente, come dice Giuseppe, risolve un problema, che è quello di potersi vedere anche sul volto, giusto? Giusto. Anzi, magari prova a indossarla. Ma si chiama Sei Tu, giusto? La mascherina si chiama Sei Tu, allora adesso la indossa. Intanto salutiamo Marius, buongiorno Paola, buongiorno anche a Cinzia, buongiorno a Patrizia, buona giornata a tutti gli amici della diretta Facebook, della diretta radio anche, che sono con noi, con Ciao Como questa mattina, e con noi appunto Giuseppe che ci sta mostrando proprio impresa diretta. Eh beh sì, si può vedere il volto, si può vedere anche il sorriso finalmente. Esattamente. Più, come abbiamo detto, il filtro è intercambiabile. Avvicinati un po' di più, okay, perché sennò il filtro è intercambiabile. Sì. C'è una ventolina, pertanto fa l'aspirazione forzata. In più, dopo che io ho vari utilizzi, posso sempre sanificarla. Ho dentro dei filtri. Ah. Ho dentro dei filtri che è questa parte qua. E successivamente, io quando vado anche ad appoggiarla, ho anche dei tessuti in argento, tutti certificati. Beh, allora intanto guarda, ci sono molti amici che si stanno guardando anche su Facebook e stanno facendoti i complimenti, come Anna che dice mascherina utilissima. Anna, ciao Anna, buongiorno da Marco, buongiorno, dice buongiorno Giuseppe, da Olbia la nostra amica Eutichia, e ci fa piacere che anche dalla Sardegna, ciao, un caro saluto alla Sardegna, Agnese, buongiorno, si dice, c'è la nostra amica Ada che ci sta guardando in questo momento, mascherina comunicativa, ha ragione. Ada, ciao Ada. Un abbraccio forte anche a te, un buongiorno da Mauro, grazie Mauro, sei sempre presente, ci fa un grande piacere, buona giornata caro Mauro, stupenda, dice Lorenza, finalmente la mascherina per chi non sente e può finalmente leggere il labiale. Devo dire che quindi gli apprezzamenti, anche Patrizia dice utile perché si può leggere il labiale, buongiorno anche dall'amica Loredana, buongiorno da Patrizia, complimenti. Devo dire che successone, fantastica idea, dice il nostro amico Mauro, buongiorno da Rodolfo. Allora, devo dire che è un bel inizio sicuramente, è chiaro che questa non è ancora in vendita, lo precisiamo. Allora, tutti gli accorgimenti, cioè gli accessori, il filtro, il tessuto, sono già tutti certificati. Come tutte le prassi burocratiche, secondo noi è giusto proporla come mascherina comunicativa. Comunicativa, Altrimenti, bisogna ancora entrare in quel settore dove ci sono tutte quelle certificazioni, dove... Ma guarda che stanno piacendo tantissimo, guarda, anche Cinzia dice ottimo, Raffaella dice utile per il lavoro, il cliente che finalmente vede il tuo volto. Perfetto. Dove si trovano, chiede Lorenza, già chiedono, anche Graziella dice mascherina trasparente, ci vuole assolutamente, e quindi ecco, però precisiamo, questa è una anticipazione, è giusto? È un'anticipazione, infatti, perché noi l'abbiamo fatta sperando, ecco, che ci sia un riscontro
Devo dirti che sì, qua ecco, no. Chiedi Angela, ma non si appanna, Vabbè, sì. ma non si appanna. Allora, si appanna relativamente, perché più di questo noi abbiamo cercato di utilizzare dei polimeri alimentari. Cioè, meglio di così, in questo momento non siamo riusciti nel nostro bagaglio Tecnico, tecnico esatto, di sì. trovare un esperto che ci possa aiutare. E anche Patrizia dice dove si possono reperire, quindi per il momento sia Patrizia che a Lorenza che a tutti gli altri amici, diciamo che è un'anticipazione che questa mattina Giuseppe, giusto, ci ha Perfetto. fatto qua a Ciao Como, ti ringraziamo ovviamente per averla presentata, devo dire che il riscontro della gente è veramente importante. Se avevi qualche dubbio, cioè se, devo dire che ecco, l'apprezzamento è importante. Adesso però va sviluppata la fase successiva, giusto per dare anche delle risposte a chi ci sta guardando. Quali sono i passi allora a questo punto, Allora, noi Giuseppe? siamo già tutti pronti per quanto riguarda il taglio del laser, dei filtri, delle confezioni, è tutto Fai pronto. vedere anche la confezione, facciamola vedere che, Poi anche ecco, tra per l'altro è molto carina, ecco, esatto, sì. qua è la Ecco, finestra infatti, qua. se la gente non sa dove andare a vedere appunto tutti i vari aggiornamenti, se sono pronte o no, ecco. Esatto. Questo poi magari sì, puoi lasciare anche il tuo recapito, poi lo facciamo con piacere. www.mascherinalabiale.it. It, eccola Ok, qua, perfetto. www.mascherinalabiale.it, sei tu, si chiama, esattamente, e devo dire che anche Francesca ci saluta, Patrizia dice magari non fa appannare gli occhiali, perché in effetti anche quello è un problema per chi ha gli occhiali. Io ho visto durante le interviste in questi mesi persone con gli occhiali che purtroppo durante l'intervista spesso hanno un problema con la Allora, mascherina. su quello io direi è un accorgimento sulla mascherina chirurgica normale. Provate a mettere un pezzettino di scotch proprio qui sul Ah, naso, ok, perfetto. vi aiuta. Vi aiuta, Bene, bene. ok, perfetto. Una consulenza anche Suggerimento importante, gratuita. No, è un anche suggerimento sì, tratto da alcuni pratico. infermieri. Giusto, Certo, giusto. Beh, certo. è vero, anche Lorenza poi che ha riportato il sito ufficiale Brava mascherinalabiale.it. Lorenza, Bene, grazie. grazie Lorenza, perché così almeno i nostri ascoltatori, vedi, sono molto interattivi e ci stanno dando il polso di quella che è la situazione. Devo dire che questa idea a Giuseppe è piaciuta e piace sicuramente. Però adesso devi cercare di portarla a compimento. Magari se qualche imprenditore ti vuole dare una mano, tu non è che lo butti via. No, anzi, È vero? tutt'altro, anche perché poi noi siamo sempre dell'idea che bisogna dare lavoro al territorio. Infatti tutte le aziende sono delle aziende del territorio a livello nazionale che sono da anni chi nella sanificazione, chi nell'argento, chi invece nel settore della carta conosciute. Perfetto, molto bene. E allora l'abbiamo fatta vedere la mascherina, la rifacciamo rivedere ancora. Magari Giuseppe, mostriamola bene ancora alla telecamera. Mi indossa quell'altra Certo. ovviamente e la facciamo vedere bene alla telecamera. Perché davvero è un prodotto, certamente come avete visto, i nostri amici l'hanno apprezzata molto questa E mattina. Ecco, come ti è venuta questa idea? è vero, come ti è venuta questa idea? L'idea, come vedete, adesso è completamente differente, Ecco, anche aspetta che quella. mostrala alla camera 1, che è quella lì, Ok, bravo, sì, perfetto. esatto, perfetto, la facciamo rivedere, girala anche leggermente, caro Giuseppe, ecco, perfetto, vedete, questo è il filtro, quello bianco, lo vedete qui, fai vedere il filtro, Giuseppe, eccolo qua, perfetto, lo Lo sta mostriamo proprio, aprendo, ok, ecco, perfetto. perfetto, Sì. vedete, questo è il filtro, bene, mostralo bene alla camera, perfetto, ok, perfetto, che si può cambiare, sicuramente si sostituisce tranquillamente, e poi ecco, questo vi permette di vedere il volto, come abbiamo già avuto modo di dire, ecco, anche Lorenzo, Rodolfo dice, sì, in effetti ne so qualcosa, quando porto gli occhiali devo toglierli, giustamente, e Ada che risponde poi anche a Lorenza, Sì. che dice che appunto l'idea poi ti è arrivata anche da lei. Complimenti da Patrizia, il nome è simpaticissimo, sono la vostra assistente Lorenza, assolutamente sì, grazie Lorenza, brava. È Ti vero, ringraziamo davvero tanto tanto della cortesia. Un saluto lo facciamo anche ad Ada, la nostra certo. amica non vedente che ci segue con grande affetto e anche lei ti ha dato lo spunto, no, per la Infatti, mascherina. proprio Un saluto ad Ada lo e devi facciamo. dirlo, perché sennò poi si arrabbia. Ah, no, infatti, come ho detto prima, alcuni suggerimenti, tra l'altro anche da Ada, noi li abbiamo messi Certo, in in pratica. pratica proprio per dare quella comodità, quella freschezza e quella deve essere, ecco, comoda, magari non una mascherina da indossare come le nostre per troppe ore,
ma almeno in quella riunione oppure in quella necessità. Bravo. Ecco, soprattutto anche per persone magari appunto con disabilità, come dicevi tu, oppure durante anche una riunione di lavoro importante, magari questo in effetti può essere il modo per vedersi finalmente, per tornare a rivedersi in faccia, cosa che ormai purtroppo si è persa in questi mesi così duri e così difficili. Devo dire che ma tu stai schiacciando un bottoncino, che cosa sarebbe quel bottone? Io ricarico la ventolina e nello stesso tempo accendo o spengo la velocità della ventolina. Per bacco, no? Questo è pazzesco. Allora, il futuro della mascherina, infatti su tante riviste del settore, è una mascherina tecnologica. Cioè io la mascherina la indosserò innanzitutto per un discorso del polline futuro. Sì. E poi per sapere quali sono i dati anche in questo momento di cosa mi circonda. Pertanto i sensori stanno migliorando e questo ci aiuterà a capire le nostre condizioni. Bravo, dai, bella intervista davvero quella di oggi, ci fa davvero molto piacere. Un saluto a Rodolfo, che saluta anche Ada, e soprattutto quello che con la quale vogliamo chiudere è che fa piacere che nel nostro territorio ci sono degli imprenditori davvero importanti che hanno queste bellissime idee. Ti facciamo quindi i complimenti, ma devo dire che anche hai portato a casa oggi tanti tanti complimenti da parte di chi ci sta guardando, che ha apprezzato. A questo punto però, ecco, l'abbiamo detto, www.mascherinalabiale.it, dacci gli aggiornamenti appena sarà possibile, li riferiremo anche noi ai nostri amici. Giuseppe, magari torni a trovarci ancora, ok? Complimenti. Grazie a te, complimenti, te li facciamo a te per la tua intuizione. Grazie a Giuseppe, buona mattinata e buona continuazione con i nostri